Sono molto felice di questo protocollo perché WeBuild, che sarà impegnata sulla realizzazione del ponte, è già impegnata però per esempio nella costruzione del terzo macrolotto della 106. E il fatto che voglia costituire qui un centro di formazione per quelli che lavoreranno alla costruzione delle infrastrutture della Calabria insieme alla Regione, la giudico un'idea straordinaria. La Regione peraltro metterà a disposizione soltanto i locali perché gli investimenti saranno fatti da WeBuild. Questo progetto fa il paio con la delibera che abbiamo fatto qualche tempo fa e che prevede appunto di investire risorse della formazione professionale nella direzione di creare lavoro attraverso la formazione e l'assunzione in imprese che stanno lavorando sulle infrastrutture. Ma questo progetto è un progetto che sarà finanziato da WeBuild e non dalle risorse comunitarie. Si fanno delle cifre sui numeri, ma credo che chiunque fa delle cifre le fa senza avere contezza di quello che sarà necessario. Io credo che l'aspetto più importante legato alla realizzazione del ponte non sia tanto quello delle assunzioni per realizzare il ponte, che pure è un aspetto importante, ma sia derivante dal fatto che il ponte potrebbe costituire un grande attrattore di sviluppo, anche un adattatore turistico per queste due regioni. Ci sono imprenditori che comprano squadre di calcio per avere lo stadio e per poter costruire attorno allo stadio delle gallerie. Pensate a quello che sarebbe in termini di attrazione degli investimenti una enorme galleria naturale formata nell'area metropolitana di Reggio Calabria e di Messina. Sì, diciamo che oggi quello che facciamo è investire sul futuro. Allora dobbiamo cogliere questa occasione che ha il nostro paese di rimodernarsi attraverso il PNRR, attraverso i fondi dello Stato, investendo nelle infrastrutture principalmente ferroviarie ma anche stradali, per cercare di creare il futuro, che non è solamente quello di creare una struttura che si va da una parte all'altra, ma quella di dire benissimo, che facciamo con i nostri ragazzi? Che è la domanda principale che tutti i genitori si pongono prima o poi, che cosa faccio fare a mio figlio, che futuro ha. Allora, dobbiamo tornare un po' a quello che era lo spirito degli anni 60 in cui tutti i padri e le madri non avevano questo timore, pensavano e vivevano in un mondo in cui il futuro era sicuramente migliore del passato e del presente. E con quell'afflato li facevano studiare, li facevano rifare un percorso contando sul fatto che poi ci sarebbe stato un lavoro. Ecco, questo è quello che secondo me oggi ricominciamo, cioè quello di ripensare alla scuola, a ripensare alla formazione come strumento di soddisfazione delle ambizioni del futuro delle persone. Quindi ripartiamo dalla competenza, dalla capacità di fare e queste scuole che noi in qualche modo cerchiamo di creare in tutto il paese, ma soprattutto adesso qui nel sud dove abbiamo una grandissima domanda, noi qui dobbiamo assumere più di 7.000 persone nei prossimi 3 anni e quindi è una cosa che serve, serve avere della gente capace, serve avere della gente che sia pronta per realizzare queste infrastrutture, ma che sia soprattutto pronta per affrontare il futuro, quindi che abbia di fronte a sé un futuro in un grande gruppo come il nostro, ma anche possa in qualche modo vendersi dove vuole la propria competenza realizzata. Ecco, questo forse è lo sforzo che insieme alle istituzioni stiamo facendo, la ragione di questo protocollo è essenzialmente questo, cioè di fare uno sforzo comune perché in questa terra ci sia un trampolino per il futuro dei tanti ragazzi che qua ci stanno e che hanno voglia di fare.